Il bilancio del Premier non convince i 5 Stelle che bocciano l'operato del governo. Il Premier racconta le solite favole, perché il paese è fermo, la disoccupazione non scende e le città sono attanagliate dallo smog. E la favola renziana che racconta un paese che non corrisponde alla realtà. Per cambiare passo ci vuole assolutamente un governo 5 Stelle. Ma è proprio dai governi locali 5 Stelle che arrivano le ultime grane del movimento. A Gela il sindaco Domenico Messinese, dopo aver cambiato 4 assessori in 6 mesi, rischia l'espulsione. Casaleggio da Milano segue passo passo la vicenda. Intanto 4 su 5 consiglieri, insieme agli ex assessori, chiamano in causa i vertici nazionali perché gli venga ritirato il simbolo. E insieme agli attivisti ne chiedono le dimissioni. Non segue più la linea del movimento, a partire dalle scelte energetiche ed ambientali, attacca Nuccio Di Paola, ex assessore ai lavori pubblici. C'è poi il caso di Quarto, altro comune grillino, dove il consigliere De Robbio è stato espulso dopo l'apertura a suo carico di un'indagine dell'antimafia. Siamo una forza politica nuova, la difesa grillina. I nostri amministratori locali stanno lavorando bene, ma quando questo non succede il movimento ha gli anticorpi per reagire. Mentre brucia ancora l'espulsione della senatrice Serenella Fucsia, la 37esima parlamentare fuori dal movimento. La motivazione sulla carta: non essere in regola con le rendicontazioni. Per la Fucsia un'epurazione politica. La coerenza è la nostra forza, la linea del movimento. Chi sbaglia e non rispetta i programmi è fuori.